Un attimino passare la linea. Allora, devo continuare? Allora, grazie, grazie. Allora, buona continuazione. Grazie, grazie. Grazie, ma io voglio sapere di che punto sono, dai. Cosa gli hai chiesto? No, vai a prendere il... Sta arrivando Grazia con un nuovo concorrente. Passiamo la linea ora a lei. Prego. Ciao, vuoi dirmi il tuo nome? Io sono Brigadoi Roberto. E che... ma cosa fai? Pilota? Sono un navigatore di Siminaghi. Vengo da fuori zona, dalla Val di Fiemme, e corro volentieri con lui perché ha sposato una ragazza di Predazzo del mio paese e mi ha chiesto se gli faccio da navigatore. Anche se sono fuori zona del Trentino, vengo qua volentieri. E che macchina avete? Abbiamo una Lancia Delta 16 valvole gruppo A. Siete favoriti allora? Ma è una delle macchine... come macchina sicuramente dicono che sia una delle più belle che c'è qui a Bergamo, è un ex ufficiale Abarth, però abbiamo avuto subito dei problemi con il motore, la prima speciale, se abbiamo pagato 2-3 minuti durante il percorso perché il motore non funzionava. E dopo di conseguenza non abbiamo più voluto rischiare la macchina, stiamo viaggiando su una classifica diciamo discreta, anche perché Siminaghi sono 3 anni che non corre più e quindi vuole riprendere la mano e sicuramente fra 15 giorni a Mantova tenteremo di far andare la macchina come deve andare. Oltre a questo altri problemi non ce ne sono stati? No, diciamo che in generale siamo stati fortunati perché abbiamo sentito che tanti hanno forato, invece noi per adesso non è nessun problema. Quindi speriamo proprio di finire queste due speciali e poi fra 15 giorni scatenarci a Rally di Via Dama a Mantova. Beh, allora ci vediamo all'arrivo sicuramente. Ah, ce l'auguriamo. Ti ringrazio, prego, ciao. Grazie, ciao, grazie ciao. A voi. Ce la fai? Posso farti un paio di domande? Allora, ed ecco l'equipaggio numero 10 di Fontana. Patrizia, qualche impressione sulla gara, caldo? La gara è molto bella, noi abbiamo avuto dei problemi e vabbè, andiamo avanti. La vostra posizione? Credo ultimi, visto che abbiamo pagato 15 minuti in prova. Ah, comunque buona continuazione, va. Ciao. Ciao. Vecchi Salerno, impressioni sulla gara? Ma una bella gara, personalmente sono un po' sfortunato perché ho forato due gomme e ho avuto alcuni problemi, però una bella gara. Ai ai ai, speriamo che prosegua meglio. Sì sì, poi non sono uso a lamentarmi, mi va tutto bene, vado per divertirmi, quindi accetto anche le sfortune perché poi a lunga si compensano anche se magari un po' corto, insomma. La posizione vostra? Non lo so, dovremmo essere, speriamo bene, diciamo niente per scaramanzia, vediamo. Allora buona continuazione. Ciao. Concorrente numero 16, Siminaghi, Brigadoi, impressioni sulla gara? Molto bella, divertente, io parecchi anni che non avevo più in macchina, le poche volte che ho corso l'ho fatto quasi sempre questo rally,
molto divertente, adesso le prove cominciano ad essere un po' sporche, speriamo di arrivare in fondo ma tranquillamente, senza problemi. Pensate di poter migliorare la vostra posizione? Adesso proviamo, mancano ancora due prove. Grazie, prego. In bocca al lupo. L'equipaggiamento numero 17 Rossi Petriccione. Impressioni sulla gara? È molto bella, veramente la gente è molto composta e anche abbastanza numerosa. E siete soddisfatti della vostra posizione? No, perché abbiamo avute tutte, abbiamo fallato in prova, abbiamo perso un pezzo di auto. Insomma, l'insegna della sfortuna. Sì, ma ci stiamo divertendo. L'importante è quello. Buona continuazione. Tiratissima, tiratissima, è fin troppo breve, c'è poco per recuperare. Ma voi siete ben pezzati, se non sbaglio? Sì, siamo un secondo dal secondo, con ancora tutto da giocare, insomma. Per il secondo posto sicuramente, il primo penso che sia difficile a sto punto. Prospettive? Mi auguro un secondo a questo punto. Ma comunque ce la metterete tutta, no? Sì, sì. Ci si prova. Senz'altro. Auguri, in bocca al lupo. Ecco, riprendiamo la linea e andiamo a intervistare il numero 86, Mirko Cairoli e Tiziana Riva. Sì. Mirko, impressione sulla gara? Bella, le prove sono bellissime, il pubblico è abbastanza composto, è bello, veramente bello, mi sta piacendo. Siamo rimasti in tre in classe, non ci dobbiamo più neanche sbattere per fare. Benissimo, e per quanto riguarda la tua posizione? Dovrei essere secondo di classe, più o meno 15° su, non so. Soddisfatto? Molto soddisfatto. Fino adesso è andato tutto alla perfezione. Perfetto. Che così. Grazie. Buona continuazione. Grazie. Ciao. Ecco il numero 28, Piccinali Savoldelli. Impressione sulla gara, buonasera. Una gara molto selettiva, anche molto bella, come d'altra parte è sempre stato il Rally di Bergamo. Per quanto riguarda noi, siamo stati costretti a attaccare adesso il secondo giro, in quanto nel primo giro abbiamo avuto seri problemi di gomme,
adesso sembra proprio che abbiamo indovinato il treno giusto, quindi adesso dobbiamo attaccare per recuperare.